Ciao a tutti, ci troviamo qui via 4 novembre di fronte alla sede del prefetto perché oggi consegniamo un esposto appunto per evidenziare al prefetto l'anomalo andamento delle commissioni del Comune di Roma. Infatti il Comune di Roma ha 12 commissioni permanenti più 11 speciali che vengono convocate con una frequenza incredibile. Noi che abbiamo 5 commissioni a testa e peraltro le commissioni si svolgono in 6 sedi diverse nel territorio della capitale, praticamente non riusciamo a frequentare tutte le commissioni, quindi è da novembre che di default stiamo verbalizzando e non riusciamo a dare adempimento al mandato conferito da 150.000 cittadini romani. Le abbiamo provate tutte, abbiamo fatto lettere al sindaco, al presidente dell'aula, abbiamo fatto ad agosto una proposta di delibera che prevedeva che un tempo minimo per l'acquisizione del gettone, il divieto di svolgimento in contemporanea, lo streaming per far vedere ai cittadini chi fosse presente e chi no, e gli uffici ci hanno fatto una serie di rilievi, ci hanno cambiato gli avverbi modali. In commissione ero anche con Daniele e Virginia e quando si è trattato di votarla ci hanno fatto la supercazzola, quindi con una serie di giri di parole ce l'hanno sostanzialmente contestata, l'abbiamo rifatta e ridepositata secondo i dettami disposti dagli uffici. Abbiamo fatto una mozione per stabilire che le commissioni si svolgessero tutte in un'unica sede, all'Argoloria, ma evidentemente la maggioranza continua a preferire a farle in 6 luoghi diversi. Quindi le abbiamo provate tutte, oggi stiamo presentando questo incartamento al prefetto, con tutte le convocazioni, con tutte le prove, con tutte le nostre proposte che attestano questo malfunzionamento e che noi abbiamo fatto di tutto per risolverlo. Ora la parola passa al prefetto, vediamo se ci dà una mano in questa battaglia di trasparenza. Sì, rapidamente abbiamo notato in questi mesi numerosissime anomalie, commissioni convocate tutti i giorni o ancora ad esempio commissioni convocate solamente per la lettura e approvazione verbali, quindi diciamo una confusione molto spesso generale che però sembrerebbe voluta, anche perché ovviamente andare in commissione comporta dei vantaggi notevoli sia dal punto di vista economico come gettone di presenza e soprattutto come giustificativo dal lavoro. Anche oggi ci troviamo qui a chiedere una cosa semplicissima, di lavorare, ma non di lavorare tanto senza poi nessun contenuto. Una singola commissione che convoca 5, 7, addirittura 10 sedute in un'unica settimana, questo non vuol dire lavorare tanto. Quindi noi in questo esposto veramente cerchiamo di trovare una soluzione a questo problema che blocca Roma. Via 4 novembre, visto che questo è un luogo un po' di date, stavamo ricordando a cosa corrispondessero queste date. Se non andiamo errati, via 4 novembre corrisponde 1918 alla fine della prima guerra mondiale, quindi al giorno in cui il generale Armando Diaz rilasciò il famoso bollettino della vittoria, per cui i resti di quello che fu uno degli eserciti più forti del mondo risalgono in ordine sparso e senza speranza le valli che avevano varcato con baldanzosa sicurezza. Bollettino che si può vedere a Napoli, villa comunale, sotto il monumento di Armando Diaz. Questo, se non andiamo errato, è il 4 novembre.